di tutto, di più. Un'occasione non solo per ritrovarsi durante la pausa agonistica di Natale di fine anno e tracciare il bilancio al giro di boa nel campionato di Serie C Silver Pugliese, ma anche per riunire in un unico appuntamento sia i protagonisti della prima squadra che i numerosi tesserati del proprio settore giovanile. In tutti questi anni, d'altronde, la nuova cestistica Barletta ha sempre avuto un occhio di riguardo per la crescita del proprio vivaio. Il nostro progetto parte da lontano, cioè parte dai bambini piccoli, cioè dei 5 anni, e oggi sfileranno praticamente dai 5 fino ai 18 anni tutti i vari gruppi che abbiamo, dal mini basket, l'under 13, l'under 14, l'under 15, l'under 16, l'under 18, dove questi ragazzi piano piano si affacceranno alla prima squadra. Considerato il fatto che hanno già delle opportunità di poter vedere dei ragazzi barlettani che giocano a pallacanestro e giocano anche a buon livello, è uno stimolo, credo, in più per tutti quanti di fare bene. La prima squadra, formata da diversi elementi autoctoni, impiegati tra l'altro con costanza da coach Gino Degni, si sta comportando in maniera egregia nel campionato di Serie C Silver, ha concluso il girone d'andata in quinta posizione in classifica, vanta una striscia aperta di 4 vittorie consecutive e ha perso in questa stagione soltanto con le squadre meglio piazzate in graduatoria. L'anno che sta per terminare sarà ricordato soprattutto per la splendida vittoria del campionato di Serie D nel 2019, invece l'auspicio sarà quello di partecipare ai playoff nella nuova dimensione agonistica, la più importante della pallacanestro pugliese. Alla ripresa del campionato, la nuova cestistica aprirà il girone di ritorno nel giorno dell'Epifania, affrontando in trasferta la Dinamo Brindisi.